Buonasera amici di Basket Catanese e benvenuti a Sport Club Gravina contro Basket Gela. Un saluto da Alessio Boschi e Alessandro Randazzo, siamo tornati e finalmente siamo tornati, finalmente queste partite alle 8:30 di sera sono terminate con la luce del sole e torniamo a informazione tipo per questa ultima di regular season. Iniziamo col dire subito, partita importante non tanto per quanto riguarda i playout a cui sappiamo già di essere condannati, diciamo. Eh sì, lo Sport Club Gravina purtroppo quest'anno farà i playout. Esatto, ma diciamo questa partita è fondamentale perché servirà a capire quale sarà l'avversaria che affronteremo nel primo turno di playout che avranno inizio domenica prossima. Quindi le partite di oggi sono tutte in contemporanea, tutte alle 18:30. Il risultato dal quale come dipendiamo una volta è quello la Serie A, che si esatto. Giocava tutta di domenica. È quello di Giarre, il risultato che ci interessa è quello di Giarre, ma lo sapremo chiaramente a fine partita. Diciamo che questo è un antipasto di quello che sarà dalla settimana prossima la lotteria dei playout. Ricordiamo che ci sarà un primo turno ed un secondo turno, che qualora dovessimo perdere il primo servirà ad avere poi una lista, una posizione in graduatoria per un eventuale ripescaggio migliore rispetto alla eventuale avversaria che affronteremo. Ma ci siamo, Sant'Onocito è pronto alla contesa, il primo possesso è marcato Gela. Diciamo subito che siamo senza Denafs e senza Ruggero Elia a scopo precauzionale, a riposo per degli acciacchi rimediati nell'ultima settimana. Non va la prima tripla, c'è il rimbalzo di Sant'Onocito e parte subito Simone Spina per il capitano. Ancora Spina, sfrutta il blocco di Sant'Onocito, bello il taglio, servito, scarico perfetto per la tripla del capitano. Eccolo. Che si presenta così, con una bella tripla. Ottimo inizio. Ed è Gela che riparte. Andiamo a familiarizzare un po' con i nostri avversari. Abbiamo Dozic, con lo 0 c'è Carbone, con il 9 c'è Longo. Ci aiutano anche i nomi sulle magliette. Bello. Palla recuperata di Barbera, che lancia la mantia. Altra tripla, altra corsa, non va, ma c'è Enzone al rimbalzo, la mantia, Spina sotto canestro da la mantia per Riccardo e abbiamo ancora il capitano. Ancora il capitano, possiamo dire che oggi è la partita dei fratelli, perché abbiamo il Lamantia, abbiamo il Caiola e abbiamo i, ce n'è un altro, i Dispinseri abbiamo. Passerà la storia così. Sì, partita. No, forse no, però ci piaceva dirlo. C'è la tripla nel frattempo del numero 20, Dispinseri. Rimbalzo d'attacco, ancora Cardone che serve Longo, ancora Dispinseri in penetrazione, lo scarico è per il numero 15 Dozic che mette la tripla, allora è 6-3, ma attenzione perché Barbera fa partire una rimessa lunghissima per la tripla di Enzone e c'è fallo, fallo su tiro da 3 punti del numero 15 Dozic, che aveva realizzato una tripla in precedenza, quindi saranno 3 tiri liberi per il 22 per il nostro Sant'Onocito. Primo dei 3 a bersaglio, 7-3 dopo 2 minuti di gioco. Anche il secondo a bersaglio. C'è serenità oggi. Oggi c'è molta serenità. Sì. C'è un pubblico disteso da questa domenica primaverile. Nel frattempo Sant'Onocito con un bel 3-3 regala il massimo vantaggio, siamo più 6. Golubovic sotto canestro da Longo contro Barbera, c'è lo scarico per Dispinseri e c'è il fallo però di Lamantia. Rimessa. E nulla di fatto in sostanza. Longo si incarica della rimessa laterale. Blocco verticale di Dispinseri, Cardone riesce a liberarsi, viene servito. Si va sotto da Dispinseri, c'è lo scarico per la tripla di Dozic che non va, riparte subito Gravina. Barbera serve Spina che supera la metà campo. Si va da Riccardo Lamantia in penetrazione per Lamantia.
Eccolo. Arresto e tiro di Giuliano, che sembra finalmente essersi buttato alle spalle i postumi di quel brutto infortunio alla spalla. Sì, sì. E allora siamo 11-3 più 8 di Spinzeri. Palla persa, sì, qua. Doppio campo. Gli è arrivata addosso praticamente al numero 12 di Gera, quindi non ha potuto fare nulla. C'è molta tranquillità sugli spalti, sì, lo si percepisce. Stiamo guardando anche noi, siamo molto rilassati, vediamo anche i giocatori in campo, cioè... però guarda questo clima come aiuta. Sì, 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 devo dire che già a giocare anche in maniera molto più rilassata. Di Spinzeri supera la metà campo, serve sotto canestro il numero 12 Golubovic, che subisce fallo, e Andrei Lunetta per i suoi primi due tiri liberi del match. Golubovic, salutiamo Miriam Nicastro che ci scrive: buonasera ragazzi, sono la cronista del Melfast Gela Basket. Ciao Miriam. Melfa, che già più volte ha simpatizzato con noi, c'è un gemellaggio con... 2 su 2. C'è un gemellaggio in corso con il Melfa. 2 su 2, 11-5, accorcia le distanze. Tipo calcio Catania e Borussia Dortmund. Esatto, sì, sì, sì. Spina serve la mantia, che va dal capitano, sotto canestro da Sant'Onocito. Prova a giocarsela ma viene raddoppiato, e allora c'è uno scarico disperato che Riccardo Lamantia riesce a salvare. Barbera per Spina, la penetrazione in acrobazia. Peccato, peccato. Ottima la penetrazione per un tiro efficace. Simone riesce a subire fallo, e allora anche per lui prima escursione in Lunetta. 11-5, 6-34 alla fine del primo quarto. Assegno il primo. Secondo tiro libero. Assegno. E siamo 13-5. Ciao press. Il press mi rimprovera, ma se gli orari delle 8:30 vengono messi così, purtroppo. Io sono il primo a essere rammaricato. Golubovic sotto canestro. Ancora per Longo. Longo contro Barbera. Longo se la vuole giocare. Spallate. E di fisico riesce a guadagnare quei centimetri che gli permettono di girarsi e di mettere a segno due punti facili facili per il meno 6 di Gela. Spina per Riccardo Lamantia, che prova la tripla. La tripla di Riccardo Lamantia. Si apre il festival. 16-7. Longo. Si va da Dozic, che torna da Longo, ancora una tripla. Il festival delle triple è ufficialmente Eccoci, aperto signori. In questa domenica. 16-10. Ancora Spina. C'è Longo su di lui. Lo sfida Spina, che subisce un altro fallo. Questa volta non sul tiro, quindi ci sarà una rimessa dal fondo. Anche Gela sembra aver sposato questo approccio al leggero, alle triple. Sì. Cioè stiamo lontani, possiamo comunque divertirci. La tripla di Spina non va, c'è il rimbalzo di Spinzeri che parte subito. Finta una tripla anche lui, va sotto canestro da Golubovic. Che sbaglia, la cosa più semplice, rimbalzo di Lamantia. Parte Simone Spina, supera la metà campo, lancia Barbera per la tripla che non va. Che non va. Non va. Siamo a metà primo quarto, il punteggio è 16-10 per il Gravina. Noi vi anticipiamo che stiamo provando ad attrezzarci per essere presenti anche in quella che sarà gara 1 dei playout. Dipenderà molto dalla squadra che incontreremo, dal fatto se sarà sabato o domenica. Nel frattempo lamenta un contatto Longo, non è dello stesso avviso però l'arbitro. No, Spina si avventura con un passaggio no look che Lamantia riesce a recuperare. Si torna da Spina. Peccato. Che sfiora l'azione potenziale da tre punti, subisce però fallo. E saranno altri due tiri liberi per lo scugnizzo di Gravina.
L'arbitro nel frattempo richiama Longo e richiama anche coach Bernardo e dice: coach, in questo clima così sereno non protestiamo. Sì, sì, diciamo, siamo ancora all'inizio della partita. Stiamo effettivamente, effettivamente la penetrazione di Longo lasciava qualche dubbio, ma l'arbitro era sicuramente in una posizione migliore della nostra. Nel frattempo, Simone mette a segno il primo dei due tiri liberi a sua disposizione e fa lo stesso con il secondo. Siamo quindi più 8 quando mancano 4 minuti e 35 alla fine di questo primo quarto. Ricordiamo, ultima giornata di regular season di C Unica. C'è la zona di Gravina, la penetrazione di Dozic e il fallo del numero 23, Lamantia. Secondo fallo per lui. E allora coach Guadalupi manda Signorelli sul cubo del cambio e Signorelli entrerà proprio per Lamantia, che non è d'accordo, evidentemente non è d'accordo sull'ultimo fischio e sul secondo fallo che gli è stato appena sanzionato. Va a segno il primo dei due tiri liberi di Dozic, che riporta i suoi a meno 7. Meno 6 in questo momento. 18-13, quindi meno 5. Spina supera la metà campo. C'è Bernardo su di lui. Ah, ecco, allora è giusto, è più 6. Lamantia va da Sant'Onocito sotto canestro. Mamma mia, il suo tiro. Il suo arresto e tiro. Di nuovo più 8. Cardone. Golubovic. Si va da Dispinseri. Lo scarico è per Bernardo. La penetrazione, lo slalom, lo scarico pulito per Dozic che finta la tripla. L'arresto e tiro. Tabellone non è suo amico. Signorelli subito con un ribalzo offensivo lancia Barbera che fa partire il contropiede. Bello, splendido, peccato. Ma attenzione, perché la stoppata avviene in parabola discendente. E quindi l'arbitro convalida i due punti di Lamantia, che aveva... Io non mi ero neanche accorto che ci fosse stata una deviazione. No, neanche io in realtà. O comunque non durante la discesa della palla, però l'arbitro ha visto così. È meglio così per noi, perché siamo al massimo vantaggio, più 10. Bernardo da Cardone e torna da Bernardo che torna da Cardone. Ancora si va per la tripla che non va di Spinseri. Di rimbalzo di Sant'Onocito. Barbera con calma supera la metà campo Enzone, serve Spina che sfrutta il blocco di Sant'Onocito. Non c'è lo scarico sotto canestro, c'è lo scarico per la tripla di Lamantia che non va. Il rimbalzo è di Longo che sfida Spina, si ferma, serve di Spinseri. Palla recuperata da Spina che si lancia in contropiede, riesce ad evitare il contatto con la linea laterale. È in penetrazione, bravo. Appoggia la tabella, bravo Simone. C'è un fallo tecnico, attenzione. Allungo, credo, il numero 9. Esatto. Timeout. C'è anche timeout chiamato da coach Bernardo sul 24-12 a 2:38 dalla fine. C'è anche un piccolo mini break per noi. Eccoci tornati,
nessun cambio per il Gravina, mentre c'è l'ingresso di Guarnaccia per Gela. Assegno il tiro libero di Barbera, frutto del tecnico. C'è un cambio, entra con il numero 41 Luca Zambataro ed esce proprio il capitano, autore fino adesso di 7 minuti di qualità. Sì. Il capitano è sempre il capitano, e oggi con quelle due triple il suo marchio di fabbrica. Assolutamente. E allora vediamo Guarnaccia che tocca il suo primo pallone, si va da Longo fuori dall'area dei tre punti. Ancora Longo in penetrazione, non riesce Signorelli a prendere bene posizione per lo sfondamento e quindi c'è fallo difensivo. E l'arbitro dà due tiri liberi, era su penetrazione. E allora sono due tiri liberi per Longo. 7 punti. No, uno solo. Il canestro l'ha convalidato. Ah, giusto, l'ha convalidato. Aveva segnato? Sì. Non me ne sono accorto. È una serie di tocchi del ferro. Diciamo, era entrata quella palla. E allora torna a meno 10, Gela, Santonocito! Forse un contatto. Polverizza in penetrazione comunque Golubovic con un primo passo micidiale. E qui è bravo invece Gela a sfruttare l'asse Caiola Golubovic per due punti di quest'ultimo. Riparte Gravina. C'è Spina! Peccato, ma bellissimo. Asse contro asse, questo è sempre quello che ci piace tanto. Sì, gli assi ci piacciono. Spina Santonocito, gli assi ci piacciono tanto, come nel poker. Sì. Qui sono assi diversi. Andiamo in lunetta. Sta entrando un giocatore di Gela. Mentre sta entrando con il numero 18 Nicolò Di Spinseri. Ed esce Golubovic. Ed esce proprio Golubovic, 4 punti per lui. Due tiri liberi per Santonocito. Non va il primo, si resta sul più 8 a 1,50 dalla fine. Secondo libero, mentre coach Guada manda sul cubo dei cambi anche Privitera e nuovamente Giuliano Lamantia. Segno il tiro libero nel frattempo di Santonocito. Esce Santonocito ed esce anche Simone Spina. Tante rotazioni. Più 9. 26-17. Riparte Gela. Guidata da Longo. Nel frattempo Gravina è tornata a uomo. E allora c'è Di Spinseri contro Signorelli. Ancora Longo. Il blocco di Caiola. La palla recuperata da Zambataro, che va in penetrazione e fa infuriare un po'. Eh sì, la sua azione da solista coach. Non è piaciuta al coach. Palla recuperata, ma non trova l'appoggio vincente Zambataro. E allora riparte Gela. Longo per Caiola. Palla sporcata dalla Mantia, rimessa dal fondo. Ancora per i ragazzi di coach Bernardo. Se ne incarica Guarnaccia, anzi se ne incarica Longo. C'è Zambataro su di lui, blocchi orizzontali. Servito Caiola, ancora una palla sporcata dalla Mantia che non riesce però a perfezionare il furto. E commette fallo. Sì, sono due tiri. C'è bonus e quindi in lunetta ci va il numero 23, Caiola Gaspare. Possibilità di iscriversi al referto anche per lui. Così è, primo punto e primo tiro libero a segno. Seconda opportunità dalla lunetta per Caiola. A segno anche il secondo libero. Torna a meno 10 Gela. Guarnaccia pressa subito l'alto. Guarnaccia pressa Privitera. Guarnaccia fa fallo su Privitera. E allora di bonus in bonus. Di bono in bonus. E non era di bono in bono. C'è Privitera che si tocca. Perché si tocca? Vabbè, no. Massaggino veloce, prossima botta. Siccome anche Saverio è molto incline agli infortuni, ogni volta c'è un po' di timore. Primo punto per lui. Primo punto anche per Saverio Privitera. Secondo libero
E secondo punto, 28-19. Zambataro recupera un'altra palla. Zambataro, quasi palla recuperata, si salva Cardone, che serve Cagliola, che ribalta. Fortunata per la seconda volta Gela a mantenere il possesso. Eh sì. Questa volta c'è fallo di Primitera. Lo teneva per la maglia. Evidente. E allora si torna in lunetta. Questa volta è il turno di Cardone. No, no, sempre Longo. È sempre Longo, sì. 7 punti per lui. A segno il primo, 28-20. Gravina riesce a mantenere comunque questo margine di vantaggio abbastanza rassicurante per il momento. Più 7. Riparte Privitera per i suoi. Mancano 40 secondi alla fine del primo quarto. Privitera serve Zambataro. La mantia. E qui la mantia si allarga per fare spazio, ma Zambataro va proprio nella sua direzione, quindi purtroppo si ostacolano i due. Il risultato è palla persa Gravina. Due potenziali possessi ancora alla fine del quarto. Il primo sarà per Gela, andiamo a vedere come lo sfrutterà. C'è Guarnaccia. Guarnaccia va da Cagliola sotto canestro. C'è un accenno di mismatch, ma c'è anche un raddoppio di Signorelli efficace. Rimbalzo offensivo e allora ultima azione, mancano 13 secondi. Privitera, vediamo se gli vengono chiamati gli ultimi secondi. Sì, adesso sì. 6, 5, si va dalla mantia. 4, forza Righi, forza Righi, forza Righi. Non va la preghiera di Lamantia. Allora si chiude il primo quarto sul punteggio di Gravina 28, Gela 21. Eccoci tornati per questo secondo quarto. Ricordiamo il punteggio: Gravina 28, Gela 21. Nessun cambio per quanto riguarda Gravina. E nessun cambio anche per Gela. Privitera. Andiamo a vedere questa prima azione del secondo quarto. Blocco di Signorelli per lui. Si va fuori da Barbera, che è rientrato. No, rientra il capitano per il Gravina. L'arresto e tiro di Zambataro dall'angolo pulito. Purtroppo salto non di Privitera. Va. Salto di Privitera che tenta di prendere rimbalzo, ma non ci riesce. Allora è Guarnaccia che serve Dozic, che va da Cagliola. Serve Guarnaccia. Ancora Guarnaccia, sfrutta i blocchi di Cagliola. Bello lo scarico, forse passi. Palla recuperata da Privitera, che si invola sulla fascia destra in slalom. Infrazione di piede, è ancora possesso per Gravina.
Era partito Privitera. Era partito sulla fascia destra. Sì, sì. Signorelli si incarica della rimessa. Ancora Privitera. Zambataro, libero, poteva provare un tiro ma non se la sente. Signorelli si gioca invece l'uno contro uno. Peccato, rimbalzo di Spizzeri che lancia il contropiede con Dozic che appoggia la tabella e riesce a portare i suoi a meno 5, 28-23 dopo un minuto di gioco del secondo quarto. Privitera serve la mantia per la tripla che non va. Rimbalzo di Caiola. Si va da Dozic sotto canestro, la mantia su di lui. Caiola, Guarnaccia. Serve sotto canestro ancora Caiola che potrebbe scaricare, lo fa per la tripla di Longo e per il suo rimbalzo offensivo e per un appoggio dal fondo che vede a questo punto tutto fare Longo. Gela tornata ufficialmente in partita perché siamo 28-25. Che dici, questo Gela sembra aver cominciato questo secondo quarto in maniera più determinante. Eh sì, Gravina forse si era un po' adagiata, anzi no, Signorelli no. Signorelli ci smentisce subito e con questo appoggio riporta i suoi a più 5. Ma attenzione alla tripla di Caiola, non va, il rimbalzo di Zambataro. Potrebbe aprire sul capitano ma non lo fa. Supera la metà campo e subisce il fallo del numero 23, Caiola. Sì. C'è un cambio, rientra Santocito. Adesso qua bisogna dare... Ed è proprio Zambataro che va ad accomodarsi per qualche minuto di riposo. Privitera, la mantia. Si va sotto canestro da Santonocito, bello lo scarico nel cuore dell'area per Signorelli che non ci pensa su due volte e in scioltezza mette due punti facili facili. 32-25. Guarnaccia, c'è il blocco di Spinzeri, prova ad aprirsi Guarnaccia ma non viene servito. La tripla di Dozic non va, il rimbalzo è di Signorelli che parte in transizione, si ferma Privitera, preferisce pensarci su. Ah, peccato. Palla persa di Santonocito che prova a servire Barbera. E allora occhio a Caiola che va da Guarnaccia sotto canestro per Dozic che prova un passaggio di troppo. C'è la manina di Lamantia che recupera palla, lancia Barbera e arriva l'appoggio di Santonocito. A me piace sempre molto l'impostazione che ha Gravina proprio di lanciare il contropiede. Bello qui. Bella la palla recuperata. Se ne accorge all'ultimo ma la prende. E vai. La tripla di Santonocito che non va. Era giustissimo prendersela. In Caiola, un momento di onnipotenza di assolutamente. E Caiola che a tabellone trova i due punti che riportano i suoi sul meno 7. Difese allegre. Possiamo dirlo, un po' di difese allegrotte. Barbera. Da domenica primaverile. Sì, da ultima di regular season. Poi sì. Voglio vedere dalla prossima settimana che succede. La mantia in penetrazione. Bravo Giuliano. Bellissimo l'appoggio. Due punti alla tabella che valgono il più 9 del Gravina. Guarnaccia da Caiola. Ancora Guarnaccia. Il look per Caiola. Fallo, canestro. E tiro libero potenziale per un'azione che potrebbe valere i tre punti. Il fallo è ancora del numero 23, Lamantia. E attenzione. No, il secondo fallo. E allora il fallo è di Privitera probabilmente, sì. Perché di Giuliano sarebbe stato il terzo. Sì. Nel frattempo Caiola si è appresa completa. A completare la sua azione da tre punti. E Guadalupi richiama Privitera in panchina e torna in campo con il numero 17, Simone Spina. Spina che ha fatto una grandissima partita nel derby contro l'Alfa. Partita, sì. Devo dire, è un gran peccato perché ha giocato un quarto sontuoso. Bellissimo l'assist di Santonocito per Barbera, schiacciato a terra.
favorito anche dalla difesa non proprio ottimale di Gela, che dava completamente le spalle a Sant'Onocito. E allora torniamo in lunetta. 36-30, 5-38 alla fine del secondo quarto, 37. Tornano 7 punti di vantaggio per il Gravina in questo secondo quarto. E diventano 8 in questo momento. Nuovo cambio per Gela. Con il numero 20 c'è Luigi Di Spinzeri. Sì. Che fa il suo ingresso per il fratello Nicolò. Guarnaccia, si va da Dozic, Longo, Guarnaccia per Caiola, Signorelli prova ad intercettare, ancora Longo che sfrutta i blocchi, ancora Caiola, la tripla pulita di Dozic, non va, bravo Simone con il tagliafuori, ed è Barbera che cambia completamente il fronte per la tripla di Lamantia che non va. Attenzione a Caiola che prende rimbalzo, lancia a campo aperto Guarnaccia. Oh, che completa con un ottimo appoggio a tabellone. Primi due punti per Guarnaccia. Il contropiede di Gela. Attenzione perché coach Bernardo mette sul cubo dei cambi Cardone nuovamente con il numero 0. Bello qui. Tutto dormita, anche dormita, esatto, esatto, esatto. Ma va bene lo stesso, come dice un personaggio che a noi piace tanto. No. Guarnaccia. Eccolo Signorelli come Lupin. E appoggia senza problema alcuno Signorelli. Due punti per lui. E Gravina torna senza grosse difficoltà e senza grossi patemi sul più 10. 42-32, 4-21. All'intervallo e mini break anche per noi. Rientriamo quando mancano 4 minuti e 21 all'intervallo. Possesso Gela. Guarnaccia. Dozic. Blocco Guarnaccia per Di Spinzeri. Attenzione Caiola dall'arco dei tre punti, la penetrazione, ottimo lo scarico di Di Spinzeri per la tripla, a segno. E allora accorcia le distanze Gela, 42-35. Riparte Gravina, Spina per Lamantia, il capitano finta la tripla dall'angolo, si torna da Spina, fuori dall'arco dei tre punti, c'è il blocco di Signorelli non sfruttato, ancora Spina in angolo per Lamantia, tripla pulita, non va a segno. Sporcato il rimbalzo di Signorelli, nuovo possesso targato Gela, che ha nuovamente l'opportunità di accorciare il gap e di poter tornare ancora di più in partita. Vediamo Guarnaccia, solito blocco di Caiola, di Spinzeri, ancora blocco verticale di Caiola per Guarnaccia che viene servito, capisce tutto però Signorelli che sporca la linea di passaggio. E allora sarà ancora rimessa Gela con 4 secondi soltanto da giocare. Vediamo Caiola cosa fa. Lo scarico per Di Spinzeri, la tripla! A segno!
E qui questa volta un po' allegra è stata la difesa di Gravina, perché con 4 secondi da giocare, sì, non ora, puoi, ora meno 4, non puoi concedere una tripla così. Santonocito prova in quella, era passata, prova in quella che sa di essere una delle nostre giocate preferite, ossia quell'assist schiacciato a terra, ma questa volta non si intende con Signorelli. Palla persa. E allora attenzione, perché Gela è tornato a meno 4, 42-38, quando mancano 3 minuti all'intervallo. Spina sporca il possesso. Rimessa con 16 secondi per portare a termine l'azione d'attacco da parte di Gela. Guarnaccia serve di Spinseri. Ancora Caiola. Guarnaccia, ottimo. No. Il fallo avviene prima. Allora, posso dire che per quanto riguarda Gela, l'ago della bilancia mi sembra essere senza ombra di dubbio Caiola. Sì, Caiola. Che è praticamente la boa della sua, sì, squadra. Se fai caso ai movimenti sotto canestro, blocchi continui, scarichi, è proprio... Sì, cioè, colui da cui passano tutte le palle, tutte, esatto, le azioni offensive. Qui c'è Spina che accenna a un mismatch e Caiola non può che scaricare per Guarnaccia, che si prende una tripla pulita. Barbera è chirurgico nell'assist, tutto campo per Spina, che appoggia e riporta i suoi a più 6, 44-38, 2:25 all'intervallo. Dozic per Guarnaccia, attenzione al blocco di Spinseri, ci riprova Guarnaccia, non va la tripla, ancora il capitano al rimbalzo che apre per Spina, fallo di Guarnaccia. Due falli per Gravina, 3 falli per Gela, questo a dimostrazione anche di un clima non proprio teso, di una partita non proprio giocata. Sì, al primo quarto ci sono stati i bonus per alcuni minuti, sì, però qui siamo tornati un po' nella serenità, con 2 minuti alla fine del secondo quarto. Assolutamente. Gela è riuscita comunque a mantenere e anche a ridurre un po' quello che era lo svantaggio, che ricordiamo ha toccato un massimo di 10 lunghezze. Doppio playmaker in campo questa volta per Guadalupe, ci sono sia Spina che Privitera. C'è l'arresto e tiro di Santonocito che non va, il rimbalzo di Spinseri che si improvvisa playmaker, brucia Barbera. Attenzione, cosa è stato sanzionato? A colloquio i due arbitri, c'è sicuramente un fallo, ma attenzione perché forse c'è... No, ben visto. Allora, a colloquio i due arbitri, sulla penetrazione c'è sicuramente un fallo, ma andiamo a vedere perché c'è stato un secondo fischio. C'è fallo tecnico di Guarnaccia. A me è sembrato che abbia fatto 20. Quarto fallo di Guarnaccia. E allora confermiamo il fallo tecnico di Guarnaccia, che io non ho ben capito, visto che stava parlando con Spina rientrando dalla... Sì. Però non so come siamo arrivati al tecnico. Vabbè. Sì, non abbiamo ben capito. O se le sono dette per un piccolo conticino in sospeso. Ah, forse hanno dato il tecnico a entrambi. Infatti non stanno, esatto, perché non ci sono i liberi del contatto, quindi okay, non c'era stato contatto, ma il fischio era direttamente per un doppio tecnico. Probabile. Ancora Caiola, ribalta il fronte per la tripla di Spinseri che non va. Bravo Privitera che serve Spina. Fuori dai 3 punti. Santonocito! Tripla dal centro e allora Gravina torna a più 9. Dozic si va da Longo,
Blocco di Dispinzeri per dare vantaggio al Longo che non lo sfrutta. Caiola. Questa volta è Santonocito a sporcare la linea di passaggio. Dispinzeri, quando mancano 3 secondi, prova a restituire la tripla a Santonocito. Non va. Il rimbalzo è di Spina, che si esibisce in un ball handling efficace. Lo scarico per Barbera, non va la tripla. Il rimbalzo è di Dozic, che riapre sul Longo. Si va da Caiola. Transizione, gela Dispinzeri. Fuori dall'arco dei tre punti, Caiola accenna un blocco che non viene sfruttato. Longo, ancora blocco di Caiola, tripla, non va. Si abbassano nettamente le percentuali, sì, nel secondo quarto. Di gela. No, qua peccato, Spina. E gira tutta la stanza mentre si danza. A segno Spina, 2 punti, tiro libero aggiuntivo. E Gravina torna a più 11, 4-9-3-8 quando mancano 39 secondi all'intervallo. È la seconda volta, dice coach Bernardo, sì, a Dozic. Sul fatto che Spina... Prima ti dicevo che questa impostazione che ha il Gravina di lanciare immediatamente, sì, il contropiede. Sì, sì, sì. Sono prontissimi. Anche a scapito di qualche palla persa, sì. Però a me questa cosa proprio mi piace tantissimo. Vabbè, Spina soprattutto si fa trovare là. Esatto, sì, sì, alla proprio un acerbo Inzaghi, se fosse di calcio che parliamo. Dispinzeri fa tutto lui, continua a fare tutto lui, non trova il canestro, trova però il fallo di Santonocito. Sono 2 tiri. E di conseguenza si reca in lunetta per 2 tiri liberi che possono riportare i suoi sul meno 10, massimo vantaggio 50-38, più 12 Gravina. Zambataro asciuga il campo e coach Guada rimanda Giuliano Lamantia sul cubo del cambio per questi ultimi 18 secondi e quindi per l'ultima azione offensiva del Gravina, probabilmente per sfruttare l'alta precisione dall'arco dei tre punti del numero 23 in maglia biancorossa. Nel frattempo c'è Dispinzeri dalla lunetta, a segno il primo e sono 7 i punti per lui che diventano 8, 50-40. E allora andiamo a vedere come Gravina sfrutterà quest'ultimo possesso. C'è Longo su Spina, tutti larghi e fuori dall'arco dei tre punti. E allora c'è Spina contro Longo, lo scarico proprio per Lamantia. Ah, peccato. E allora si va all'intervallo, fine secondo quarto, Gravina 50, Gela 40 in quest'ultima partita di regular season. Break per noi, vi diamo appuntamento a una decina di minuti per il terzo quarto.
E allora eccoci tornati. Sempre qui. Sempre qui. Terzo quarto. 50-40. Ed è Gela che imbastisce la prima azione offensiva. Caiola, Guarnaccia, Caiola, lasciamo tutto, ritroviamo tutto per come l'avevamo lasciato. Longo prova a colpire l'arbitro che vede la sua vita passargli davanti in un secondo. Si lamenta Gravina perché effettivamente, te lo dico io, il tocco non era stato del Gravina ma era stato di Gela. E gli hanno detto fai un po' di fair play. Fai fair play e loro per tutta risposta fanno due punti. Ma non ci sentiamo di condannare. No, assolutamente. Chi siamo noi per condannare? Nessuno. Chi siamo noi per dire chi è Caino e chi è Abele? Attenzione, Santonocito prova ancora quella che è diventato un suo marchio di fabbrica, ossia il passaggio schiacciato a terra. Non va palla recuperata da Gela che supera la metà campo. Guarnaccia dall'arco dei tre punti. Serve di Spinzeri sotto canestra. Si va da Cardone per la tripla che non va. Ribalzo di Santonocito che si improvvisa playmaker. C'è un cost to cost. Scarico per Riccardo Lamantia che cambia tardi, fronte. Si va da Lamantia che serve Santonocito sotto canestro. C'è un mismatch. C'è un mismatch, c'è un fallo e ci saranno due tiri liberi per il nostro 22. Quanti ne ha fatti il nostro 22 fino per adesso? 11, Spina 13. Vediamo, facciamo un riepilogo doppie cifre. C'è Barbera un passo con 9, 13 Spina, 11 Santonocito, 11 Longo dall'altra parte, poi 9 Caiola a un passo. Ok, punti abbastanza distribuiti tra le due formazioni. Oggi stanno segnando un po' tutti. Non va il primo libero di Santonocito, non va neanche il secondo. C'è il rimbalzo di Caiola, Lamantia rischia un fallo su questo rimbalzo. La tripla di Guarnaccia non va, c'è il rimbalzo di Longo. E allora c'è un mini break di 4-0 in questo terzo quarto, aperto per Gela. Spina contro Longo, blocco di Santonocito, aiuta di Spinzeri che torna subito nella sua posizione. Barbera, Santonocito, serve Spina, la penetrazione, lo scarico per Barbera che cerca un compagno che non c'è e allora prova una tripla che non va. Caiola, si va da Guarnaccia, Cardone, Longo, circolazione perimetrale per Gela, ancora Guarnaccia, Caiola un accenno di blocco non completato, si va ancora da Di Spinzeri. Il passaggio rischioso e la palla persa. Barbera lancia Spina, transizione, riesce a non commettere infrazioni di passi. Lamantia con furbizia servendo Santonocito. Curioso però, è andato a segno. Curioso ma efficace. Sì. Vediamo come risponde Gela. Caiola per Cardone, si va sotto da Di Spinzeri col 20. Guarnaccia si sovrappone di Spinzeri che lascia spazio al suo compagno. Longo in penetrazione. Stessa azione di prima, questa volta la palla persa, non c'è incomprensione con gli arbitri che vedono perfettamente il tocco del numero 9 maglia gialla e quindi rimessa dal fondo per Gravina. Chiama a testa Spina. Più 8, 5-2, 4-4, 7-15 alla fine del terzo quarto. Prova uno slalom avventuroso Spina, riesce a non perdere palla. Santonocito per Barbera. C'è Cardone su di lui. Il taglio di Lamantia che viene servito. Si va fuori dall'arco dei tre punti per Santonocito che prova una tripla coraggiosa che non va a bersaglio. No. Riparte Gela con Longo. Guarnaccia, Barbera a distanza, Caiola nel cuore dell'area, riserve Guarnaccia fuori dall'arco dei tre punti. La tripla di Di Spinzeri senza opposizione da parte di Santonocito. Terza tripla. E terza tripla di Di Spinzeri che viene fatto tirare forse con un po' troppa tranquillità. Vediamo come risponde Santonocito in attacco, prova un terzo tempo coraggioso, lamenta un contatto, l'arbitro non è dello stesso avviso, riparte Caiola per Guarnaccia, si va da Di Spinzeri che non trova opposizione. Momento blackout Gravina, tutto molto facile per Gela.
meno 3, rientra nuovamente in partita Gela, la Mantia per la tripla, fortunato qui, nel rimbalzo Santonocito, appoggio e due punti facili facili per lui, 5-4-4-9, Cardone, Guarnaccia, Caiola, ah, non siamo trovati qua. Riparte Spina, serve la Mantia per la tripla, pulita, non va, ancora Enzone al rimbalzo, serve il capitano fuori dall'arco dei tre punti che si appoggia su Riccardo Lamantia, ancora Santonocito, passaggio rischioso, schiacciato a terra, palla recuperata e questa volta è Gela che prova a lanciarsi in contropiede, Guarnaccia per la tripla di Longo, meno 2, 5-4-5-2, 5-15 a fine terzo quarto, con questo elastico di vantaggio che continua con facilità ad allungarsi e a restringersi in pochissimo tempo. Ottimo lo scarico di Lamantia. No look. E allora attenzione, perché per la prima volta Gela torna in parità sul punteggio di 54-54, 4 minuti e 51 alla fine, e Guadalupi corre ai ripari con un time out. Minuto chiamato da coach Guadalupi. E Gela che, come a inizio secondo quarto, piazza subito una zampata che le permette di riacciuffare, sì, diciamo, il pareggio. Il giocatore di Gravina, eravamo più 12 fino a... Sì, ma non trovando le triple si sono ritrovati poi un po' sotto. Santocito da solo non ha potuto fare moltissimo, mentre i giocatori di Gela hanno alzato un po' il ritmo, mi è sembrato così. Assolutamente. Soprattutto hanno trovato anche canestri facili con dei contropiedi, certo, che eravamo abituati a vedere da parte del Gravina. Questa volta li vediamo targati Gela. E allora la partita torna sui binari dell'assoluto equilibrio. Ricordiamo, ultima partita di regular season, si chiude oggi la stagione di questo campionato di C unica. E noi ci apprestiamo dalla prossima settimana ad affrontare il primo turno di playout. Scopriremo alla fine di questa giornata quale sarà il nostro avversario in questo finale di stagione che speravamo potesse essere differente, ma uniti e compatti saremo qui a tifare il Gravina. Nel frattempo Barbera nel cuore dell'area per Lamantia, che non trova l'arresto e tiro, trova invece il rimbalzo di Spinzeri che serve Guarnaccia. E allora attenzione, perché può mettere il naso avanti Gela, c'è Caiola, blocco di Spinzeri, passaggio schiacciato a terra per Longo, torna da Caiola, tripla di Caiola che non va, il rimbalzo è di Guarnaccia, fallo, canestro e tiro libero aggiuntivo con sorpasso effettuato, mette la freccia a Gela, il fallo è del capitano e ci sarà un aggiuntivo per il numero 7 in maglia giallo-nera, Guarnaccia. Primo vantaggio Gela. Eh sì, è arrivato. Vediamo come sapremo rispondere a questa fase che in questo momento ci vede sotto di 3 punti quando mancano 4 minuti e 15 a fine terzo quarto. Privitera. Barbera torna da Privitera. Signorelli, ancora Barbera, mancano 5 secondi e qua c'è il contatto, e sì, qui ingenua Gela, perché la difesa è ingela, molto forte Gela, però sì, perché mancavano solo 3 secondi e Gravina sarebbe andata a un tiro, definiamolo avventuroso, esatto. Invece troviamo un fallo che ci permette di effettuare una rimessa dal fondo e di avere altri 14 secondi per completare questa nuova azione offensiva. Attenzione, distratto Caiola che poteva intercettare la rimessa del Gravina. Sfida Lamantia, lo scarico in angolo per la tripla del capitano che non va,
rimbalzo sporcato. Questo tiro, niente, forse non era la scelta un po' migliore. Affrettato, è anche il fallo del cap. Secondo fallo per lui. C'è un po' di smarrimento. Sì. Beh, anche perché quando sei abituato a condurre per due quarti e mezzo, chiaramente hai un po' di il contraccolpo, soprattutto se poi il fato decide di baciare Guarnaccia e la formazione ospite, regalando il massimo vantaggio a Gela, 54-60. Solo 4 punti in questo terzo quarto. Palla persa nuovamente dal Gravina. Altro fallo di Barbera. E questa volta mi sa che il cap va a sedersi. Rientrano Zambataro e Simone Spina per Barbera e la Mantia, che vanno a prendersi qualche minuto di riposo. Questo quarto già 20 punti. Sì, c'è un parziale di 20-4 in questo terzo quarto. Ricordiamo che all'intervallo eravamo sul 50-40 e adesso siamo 54-61. Bene, ma non benissimo. No. Riparte Gravina. Spina. Privitera. Solo da 3 punti non va. Si abbassano drasticamente le percentuali offensive. Sì, dovrebbero cercare qualche altra soluzione. Sì, dovrebbero trovare un po' di fiducia con qualche soluzione magari più ad alta percentuale in questo momento. Quasi infrazione di passi, ma comunque palla persa. Spina per Privitera, che torna da Spina. Questa volta i playmaker in campo sono 3, eh. Fa tutto bene il Gravina. Oh, peccato, peccato. Peccato qui. 2 minuti e 20. Vabbè. E non si ferma Gela. Più 9. Doppia cifra anche Caio. 23-4 il parziale. Forse questa è la notizia. Sì. Sant'Oscita infatti deve rientrare. Previtera finta il tiro. Serve in angolo Signorelli. Bravo Saverio nel rimbalzo. Triplicato, perde palla, Cardone la recupera, apre per Guarnaccia di Spinzeri, in palla il Gela, la tripla di Cardone non va. Forza ragazzi, prendiamo un po' di fiducia, ci pensa Spina, serve fuori dall'arco dei 3 punti Riccardo La Mantia, che finalmente bene. Pone fine a questo digiuno. 5-6-6-3, 1-30, fine terzo quarto. Un terzo quarto. Bello. Taglio la bella palla per Longo. Bravi. 18 punti per il numero 9 di Gela. Lo smarrimento continua, lo si vede proprio dall'atteggiamento che in questo momento hanno in campo i nostri ragazzi. Sì. La Mantia per Signorelli. C'è Longo su di lui, si va da Riccardo ancora sulla linea di fondo, bravissimo a sfruttare il vantaggio con un arresto e tiro che riporta i suoi a meno 7. Ma se non si aumenta qui l'intensità difensiva è... troppo facile così. Ogni calata è un pesce? Come direbbero i telecronisti bravi. Guarnaccia, bicicletta per lui. Caiola, la tripla! Mi piace Caiola, eh? Caiola però dice al suo coach, chiama forse un cambio. Mancano 20 secondi. Infatti il coach non ne vuole sapere di cambiarlo. Ultima azione in questo quarto. Privitera. Da 3 punti. La tabella ci premia per il meno 9. 3 secondi, 2 secondi, 1 secondo. La preghiera di Longo non va. E allora il terzo quarto si chiude sul punteggio Sport Club Gravina 61. Gela Basket 70. Ricordiamo, la notizia è che il parziale di questo terzo quarto è di 11-30. Finiamo fra 2 minuti.
Eccoci tornati, pronti a vivere questo ultimo quarto di Sport Club Gravina Basket Gela. Ricordiamo il punteggio 61-70 per gli ospiti. Spina, raddoppiato, Zambataro, Privitera, si continua con i tre playmaker, c'è fallo e c'è il canestro di Saverio Privitera, assist di Zambataro. Quintetto atipico per coach Guada, che sfida la formazione ospite con questi tre piccoli e Signorelli, sì, e Santonocito. Ma la grande è un centro, diciamo. Ricordiamo che in questa partita ci sono le assenze di Ruggero Elia e di Davis Denafs, a riposo precauzionale per i playout che inizieranno, ricordiamo, la prossima settimana e che speriamo di potervi raccontare già da gara 1. Vediamo come risponde Gela con Dozic, c'è Guarnaccia, doppio blocco di Dispinseri, forse contatto, non è di questo parere l'arbitro. Santonocito conquista il rimbalzo, ha preso Zambataro che va da Signorelli, che torna da Zambataro. Arresto, tiro, bravo Luca, altri due punti Gravina. E allora siamo a meno 4, è cambiata l'inerzia, almeno in questo primo minuto di quarto quarto. Dozic per Dispinseri, si va da Cardone, Guarnaccia, Privitera su di lui. Guarnaccia per Dozic, si va sotto dagli Spinzeri, c'è fallo di Santonocito. Rimessa dal fondo. Anzi, rimessa dal lato, se ne incarica Cardone. Guarnaccia. Il blocco è di Spinzeri. Ancora Cardone. Spinzeri, la tripla. A segno! Che pulizia di Dispinseri, che pulizia! Quarta tripla, 19 punti. E torna più 7, Gela, Privitera, Zambataro. Ancora Zambataro, Signorelli, Santonocito. Zambataro, la tripla non va. La tripla non va. Devo restituire il favore. Riparte Gela. Guarnaccia. Dispinseri. Contro Signorelli. L'arbitro dice che non c'è fallo. No. E allora riparte Gravina. Con Privitera, bello lo scarico. Che sfortuna. Che sfortuna, c'è fallo sul rimbalzo offensivo di Santonocito. E l'arbitro... due tiri. L'arbitro dà due tiri sulle proteste di coach Bernardo, che non è assolutamente d'accordo sul fischio. Saranno due tiri liberi per Santonocito. Dentro il primo. Non va il secondo, si resta quindi sul meno 6. Riesce a conquistare il rimbalzo difensivo Gela e allora è Cardone che torna da Guarnaccia. C'è il blocco di Dispinseri. Fallo in attacco. Proprio a Dispinseri. Proprio a lui. E allora palla recuperata Gravina, secondo fallo per Dispinseri su questo blocco irregolare. 6-7-7-3, 7-40 alla fine dell'incontro. Qua c'è il pressing di Gela. Pressing tutto campo, esatto. Zambataro. Dozic su di lui. Spina contro Guarnaccia. Giro in palleggio. E palla persa. Cardone lancia Dozic. Fallo di Zambataro. In lunetta. Per due tiri liberi andrà il numero 15 in maglia giallo-nera per tentare di riportare i suoi sul più 9.
anzi sul più 8, 6, 7, 7, 4, meno 7. Secondo tiro libero per Dozic, non va, è invasione. Tenta la furbata Dozic, ma non può, non puoi farlo. E allora si resta sul 6, 7, 7, 4. Riparte Gravina, attenzione al pressing. Viene servito Spina, si supera la metà campo, si va da Signorelli che torna da Spina, servito Santonocito che sfida i lunghi, stoppato Santonocito. Signorelli riesce però a riconquistare il pallone, la tripla di Privitera non va, il rimbalzo di Dozic che fa ripartire i suoi, di Spinzeri, cambio fronte, Guarnaccia ai limiti dell'infrazione di passi, ancora una tripla di Spinzeri che non va, rimbalzo di Santonocito per Spina, fallo di Dozic, terzo fallo per lui. È Longo in panchina, scelta curiosa di sì. Bernardo. Nel frattempo coach Guada decide che il quintetto con i tre playmaker ha dato ciò che poteva dare, e allora c'è, rientrano i due esterni, i tre tenori, rientrano Barbera e Lamantia proprio per Privitera e Zambataro. Andiamo a vedere, il pubblico lamenta un contatto. Spina sfida tutti, ma questa volta l'infrazione di passi c'è, anche se non è d'accordo Spina. Noi, non facendo gli arbitri di mestiere, ci affidiamo non al fischio dei due uomini in grigio. Dozic per Cardone, si resta uomo, di Spinzeri per Guarnaccia, giusto. Spina si accusa della manata. È una bella manata. Terzo fallo per il numero 17. Rimessa dal lato per Gela. Blocchi verticali, viene servito Cardone. Blocco orizzontale sfruttato da Spinzeri contro Signorelli. Prova a giocarsi l'appoggio, fortunato Dozic nel rimbalzo, che con tanta facilità appoggia la tabella per due punti. Attenzione, perché continua il pressing di Gela. Questa volta non efficace, viene sanzionato un fallo, il quarto. Sì. Bonus alla prossima. Anzi no, era il quarto. C'è bonus, questa è una buona notizia. Peccato, ad ogni fallo Gravina andrà in lunetta, mentre sono tre i falli di squadra per il Gravina. La brutta notizia è che Enzo non mette il primo, ma mette il secondo. La buona è che mette il secondo. 6-8-7-6, siamo meno 8 a 6 minuti dalla fine. Riparte Gela con Di Spinzeri, pochissime rotazioni anche per Gela, eh. Gela gioca praticamente con 6 uomini, con 6/7 uomini. Non è d'accordo Signorelli sul fischio. Sta per entrare, non lo vediamo da un po', Golubovic. Rientra Golubovic col 12, mentre Di Spinzeri si appresta a battere due tiri liberi. Di Spinzeri dalla lunetta mette il primo. Riportando i suoi sul più 9, vediamo se il vantaggio torna con la doppia cifra, così è. 6-8-7-8, meno 10, 5-50 da giocare, entrambe le formazioni in bonus. E allora Spina pronto a far ripartire i suoi, c'è Guarnaccia su di lui, il blocco di Santonocito, lo scarico perfetto per l'arresto e tiro pulito, peccato.
di Signorelli, che spesso ci ha abituati a realizzazioni da quella posizione. Non è così questo giro. Vediamo come risponde Gela. Golubovic per Guarnaccia, 10 secondi per andare al tiro. Ancora blocco, la tripla di Guarnaccia. Non a segno. La mantia per Barbera. Si torna dalla mantia, si supera la metà campo andando da Signorelli, che sfrutta la linea laterale. Spinzeri manda palesemente lì l'arbitro, non d'accordo sul contatto. Pensava di aver effettuato una stoppata regolare. Non la pensa allo stesso modo l'arbitro, che sanziona il fallo mandando in lunetta con il numero 11 Daniele Signorelli. A segno il primo, meno 9. Secondo tiro libero a segno, 70-78. 5 minuti alla otto fine punti. Del match, 8 punti da recuperare. Vediamo Di Spinzeri, palla persa, la mantia lancia a Barbera, è bellissimo, peccato, arriva troppo in corsa, troppo in velocità, non riesce a frenarsi. Spina, bellissimo il passaggio di Barbera. Vediamo Cardone, si va sotto da Di Spinzeri, riesce a sporcarla Santonocito, contropiede, fallo di Di Spinzeri su Barbera. E due tiri liberi. Comunque due liberi per Barbera. Due liberi per Barbera. Ci eravamo lasciati qui. Non va il primo del capitano. Assegno il secondo, meno 7. Vediamo se riusciamo a rientrare in partita. Dozic per Guarnaccia, Gravina passa zona, Cardone si va perimetralmente da Dozic, che prova la tripla. Spina solo contro 5 uomini in maglia gialla, attenzione! Bravo Simone, con coraggio, bella, determinazione, bella, e tanta grinta, quelle che sono le sue caratteristiche. Però a tre falli deve essere attento. Assolutamente, vediamo come risponde Gela. Guarnaccia torna da Di Spinzeri. Ragazzi, l'altro Di Spinzeri, The other Di Spinzeri, i primi tre punti per lui. Il passaggio a zona, risponde con la tripla anche il capitano, che lamenta un contatto. E dai, c'è tecnico a Guadalupe. No, questo non è un fischio che può permettersi adesso, al di là della partita, di quanto vale, però. Allora, la protesta Gravina non nasce per un contatto sul tiro da tre punti, ma nasce su un'interferenza fatta battendo le mani da parte del difensore del Gela, che quindi tenta di, a quanto pare non è la prima volta che tentano di ostacolare un tiro, infastidendo con il classico applauso. Sì. Anche che quando giocavo, anche durante i liberi, cioè dalla panchina. Sì. E allora coach Guada si è imbestialito proprio per questo, perché voleva sanzionato quello che ricordiamo essere un gesto che non è consentito dal regolamento. Come giusto che sia. Quindi tecnico, e palla era di... E palla era di Gela. Perché la rimessa sarebbe stata rimessa dal fondo. Dopo la tripla di Barbera. Sì. Però vediamo, sì, forse si riparte proprio dal fondo. Rimessa a Gela.
Allora, il punteggio è 76-85 per gli ospiti. I minuti da giocare sono 3-28. I punti da recuperare sono quindi 9. Il tempo non è dalla nostra parte. Si continua con una circolazione perimetrale per la zona che continua a schierare Gravina. Riprova ancora Dozic, una tripla che non va. C'è il rimbalzo di Spina che serve Barbera, che si ferma tornando da Signorelli. C'è Spina dall'angolo! Lo Scugnizzo col 17 non ci sta e riporta i suoi a meno 6. Guarnaccia, Cardone, Dozic, ancora Cardone, ancora perimetro, ancora una tripla, ancora un canestro. E allora, se la zona, se continui a stare a zona, le prendi. E soprattutto non devi far tirare così, però, veramente proprio senza... senza opposizione. Senza opposizione. E loro dimostrano che comunque hanno abbastanza dimestichezza con il tiro da tre punti. Guadalupe entra in campo. Niente, anche la Zara non ci sta. Io vorrei ricordare c'è un fallo? Io vorrei ricordare l'importo. Quinto fallo, ma di chi? Di Dozic. Allora, io vorrei ricordare però l'importanza fondamentale di quella che è la prossima partita e quindi magari evitare squalifiche. Importante questo. Soprattutto di quella che è la guida della squadra in questo momento. Io mi auguro che il coach riesca... Ecco, io mi auguro che coach Guada riesca a ritrovare serenità, se non altro, se questo non è dettato da come sta andando, almeno per lui, il metro arbitrale, dall'importanza che ha la sua presenza comunque sulla panchina, ricordiamo, per l'inizio dei playout la prossima settimana. Ma torniamo al match, siamo meno 7 con 2 minuti da giocare. Raddoppio di Gravina. E qua devo stare attenti, sono contatti fallosi in teoria, però va bene così. La difesa questa volta viene ritenuta corretta da parte degli arbitri e noi siamo felici di ciò. Vabbè, stesso metro da una parte e dall'altra. Esatto. Signorelli, mancano 6 secondi. Fallo. Fallo di Spinzeri, sì. 2 tiri Signorelli. Nel frattempo prima era stato sanzionato un quinto fallo, hai avuto modo di... Sì, Dozic è uscito. Quindi Dozic saluta la partita con 14, segnaliamo anche l'ottima prestazione del numero 15 ospite. Ed è entrato... È entrato Iullachidze. Nel frattempo... Signorelli. Siamo a meno 5, attenzione. Serve una difesa per tentare di rientrare ufficialmente in partita. Vediamo come si comporta Gela, di Spinzeri. Guarnaccia. Giustamente si prende tutto il tempo Gela. Ancora... Stoppata di Santocito. Purtroppo però gli arriva alle gambe a Signorelli. Stoppata su Golubovic di Santocito. Attenzione perché allora c'è un minuto chiamato da coach Bernardo e ci saranno soltanto 2 secondi a disposizione del Gela per completare questa azione d'attacco. Ricordiamo il punteggio: Gravina 83, Gela 88, quando manca 1 minuto e 0,7 alla fine del match.
Eccoci tornati. 1 minuto e 07, rimessa Gela, 2 secondi per portare a termine l'azione d'attacco. Bernardo ha disegnato una rimessa, vediamo. Il blocco libera Cardone che tenta una tripla disperata. Barbera lancia uno dei suoi contropiedi chirurgici. C'è il fallo, c'è il canestro. Grande Barbera, bravo Inzone a partire come un razzo. E allora attenzione perché siamo a meno 3 con un tiro libero e c'è anche il quinto fallo sanzionato proprio a Cardone che saluta il match. Rientra Longo. Rientra con il numero 9 Longo. Allora abbiamo la possibilità di portarci a meno 2 con questo tiro libero aggiuntivo e poi abbiamo un ultimo giro di lancette. E noi siamo qua. E noi siamo qui a raccontarvela, a farvela vivere insieme a noi. A segno Inzone. E allora adesso attenzione perché la palla è pesante per Gela. Palla recuperata da Signorelli, l'avevamo detto, contropiede e siamo in parità. Palla pesante, lo avevamo detto, anche se sei in vantaggio la palla è comunque pesante quando manca un minuto. E allora vediamo che succede. Guarnaccia, 40 secondi, gioca col tempo Guarnaccia, resta zona Gravina, arresto e tiro di Guarnaccia che non va. C'è la mantia, no, la tocca. Attenzione, la mantia. La tocca la mantia. La tocca la mantia con la gamba. La tocca la mantia con la gamba. Almeno da qui sembrava che la toccasse, esatto, la mantia. Però là si, i giocatori si lamentano del mancato fair play di un giocatore di Gela. 29 secondi, 14 a disposizione del Gela. Si va da Dispinseri. Longo. 8 secondi. Arresto e tiro che non va. Palla Gravina. E allora... Barbera, può ripartire Spina. Si ferma. Attenzione. Santonocito. Signorelli. 8, 7. Spina. Blocco di Santonocito. 5. 4, Signorelli, l'arresto, il tiro, signori, c'è l'overtime, 8-8, e andiamo con 5 minuti supplementari, perché 40 non sono bastati a decretare la vincente in questa ultima partita di regular season. Peccato, perché forse quest'ultima azione poteva essere gestita meglio, si poteva forse tentare un'azione, va bene, è andata così. Abbiamo ancora 5 minuti per vedere chi la spunterà alla fine di questa partita. Gli arbitri ci parlano su e qualche minuto di pausa anche per noi. E allora eccoci qui
Bentornati con noi per questi 5 minuti. 5 minuti supplementari di Gravina Gela. Si riparte con Guarnaccia, si riparte con la zona di Gravina, si riparte con due punti targati Gela, 90-88. Spina, uomo, resta uomo Gela. Bello, bello, peccato. Leggermente impreciso il passaggio che la Mantina non riesce ad acciuffare. Ritorna zona, ritorna uomo anche Gravina. No. Sembra 3-2. No, sì. Vediamo. Sì, sembra una 3-2. Sì, no, è zona. La tripla. Il rimbalzo di Spinzeri. Il rimbalzo di Sant'Onocito. Il lancio di Barbera. Scusate, questo ve l'abbiamo fatto perdere. Crampi per Spina. Spina ha tentato un tapin al volo, non trovando il canestro, ma trovando però il fallo di Golubovic. Sì. E allora, dopo un minuto di gioco, ci saranno due tiri liberi per Spina, che si rialza da questo accenno di crampi fortunatamente passato, e con questi due tiri liberi ha la possibilità di riportare i suoi in parità a quota 90. Primo dei due tiri liberi per il playmaker in maglia biancorossa. Assegno il primo. 21 per Spina, maiuscola prestazione per il nostro playmaker. 22 e siamo pari a quota 90. Riparte Gela. Guarnaccia sotto canestro da Dispinzeri. Palla recuperata, Signorelli va da Spina, e questa volta preferisce fermarsi, appoggiarsi a Sant'Onocito che finta la tripla, fa saltare l'avversario che si fa male. Attenzione, fastidio bello, muscolare per Dispinzeri. Non va il canestro, si tocca la spalla di Spinzeri. Una bella giocata dei Signorelli, segnalo, sono in fondo, poi non riesce a trovare l'appoggio vincente. E segnalo che per la prima volta dal terzo quarto Gravina ha la possibilità di tornare in vantaggio. Sì, c'è un cambio, Spina per Privitera probabilmente per medicarsi dai crampi. Sì. Quindi immaginiamo che sarà un cambio fast. 2-2. 2-2, rimette il naso avanti Gravina dopo 20 minuti. Sì, dopo 20 minuti. E allora questa volta è Gela che si trova nella posizione di inseguitrice. Perimetrale come sempre la circolazione, si va sotto canestro, c'è la palla persa. Che difesa! E allora ghiotta occasione per incrementare il vantaggio per la formazione di casa. Ricordiamo entrambe le formazioni in bonus. Chiama corna Privitera. E questo è già un possesso importante, perché avere due possessi di vantaggio a tre dalla fine è già qualcosina. Vediamo, si va sotto da Signorelli che se la vuole giocare, c'è il raddoppio di Longo, si gira, Signorelli, che beffa, che beffa, che beffa. Longo, Guarnaccia, c'è Dispinzeri fuori, c'è il fallo, bravo Guarnaccia a trovare lo spazio e lo slancio per andare in penetrazione e trovare il contatto. Occasione di pareggio adesso per Gela. Si inseguono le due squadre. Sì. Vediamo se Guarnaccia mantiene la freddezza con questi due tiri liberi. Assegno il primo per Guarnaccia. 92-91, 2 minuti e 45 in questo tempo supplementare. 92 pari. Privitera. Signorelli Privitera, Sant'Onocito.
C'è Golubovic su di lui, palla persa. Yalukidze. Guarnaccia riesce a mantenere il possesso della, della palla. Rivitera l'aveva quasi, quasi recuperata. 21 secondi a disposizione. Vabbè. Rimessa dal fondo Gela, se ne occupa Longo. Rischioso, riesce a non perderla. Ancora Longo, prende fiato con Guarnaccia che tenta la tripla, che non va. Rimbalzo di Signorelli, forse contatto. Barbera, Rivitera. Nel frattempo Spina è sempre in panca. Prova la tripla, la mantia! La mantia! Inaspettata questa! 95-92 più 3! Il jolly! A 1,50 dalla fine, pesca il jolly la mantia! Con coraggio! Guarnaccia, Yalukidze dal fondo! Palla quasi persa, fortunato qui! Gela! Che non sfrutta l'occasione, riparte la mantia. Rivitera, e adesso si gioca anche un po' con il tempo perché mancano 90 secondi, 12 a disposizione del Gravina per questa azione. Li vuole sfruttare tutti Barbera, che sfida di Spinzeri, il blocco di Santonocito, la tripla del capo non va. Il rimbalzo è di Golubovic che serve Guarnaccia, non accelera Gela. Longo, arresto e tiro dal cuore dell'area, fallo, canestro, tiro libero aggiuntivo. 20 punti per Longo. Per quella che può essere una nuova parità a 65 secondi dalla fine. Riccardo Lamantia al cambio per Santonocito. Forse è quinto allora. Potrebbe essere il quinto di Enzo, se no non mi spiego il cambio. Sì, assolutamente. Longo sbaglia e perde la possibilità di impattare a quota 95. E allora ultimo giro di lancette. La mantia, Rivitera, la tripla non va. Golubovic, Guarnaccia. Guarnaccia contro tutti, prende il palo, prende il palo Barbera. 35 secondi, 95-94, si gioca ancora col tempo. C'è Yalukidze su Barbera, si va da Rivitera. 10 secondi per completare l'azione, adesso 7. La mantia da Barbera, Yalukidze, 3 secondi, Barbera. La tripla di Barbera non va. Di Spinzeri! Peccato qua, Rivitera! Quasi! L'anima! E allora attenzione, c'è, perché c'è il minuto chiamato da coach Bernardo che inforca probabilmente la sua lavagnetta per disegnare quella che sarà l'ultimo attacco per la sua formazione. 95-94 Gravina. 14 secondi da giocare più uno Gravina, chiamata a difendere alla morte in quest'ultima azione per portare a casa questa ultima partita di regular season. Vediamo cosa decide. Sì, pesa il libero sbagliato da Longo sicuramente, perché sennò era parità. Nel frattempo il coach Bernardo non fa nulla se non parlare con, chiede rimessa dall'altro lato e sta per iniziare a parlare. A disegnare con una manciata di secondi, credo, sì, che sta avrà per finire il tempo a sua disposizione. Però ma avrà, penso che è uno schema provato e riprovato in avrà veramente. Sicuramente le idee chiarissime per tenere questo approccio. Coach Guada credo che a questo punto non possa che chiedere ai suoi una grande difesa. Sì, sì, di morire per la patria. E senza commettere fallo che manderebbe in lunetta. Non sarebbe conveniente. Ma io mi chiedo nel frattempo, Caiola come mai non lo abbiamo più? Caiola forse no. Vabbè, ma anche di Spinzeri Luigi si è accomodato in panca. Forse. Sì, o ci siamo persi. No, tutti questi 5 falli. No, infatti. Però strano che Caiola non sia più del match. Comunque vediamo adesso cosa deciderà di fare Gela in questo timeout che si è dimostrato poi infinito.
sì. Ecco che tornano in campo. 14 secondi e due decimi. Allora, io se fossi stato in coach Bernardo, Bernardo, sì, probabilmente avrei disegnato qualcosa per sfruttare un mismatch di dispinzeri lì sotto canestro. Vediamo. Data l'assenza di Santonocito. Infatti c'è un blocco verticale che sta partendo. Potrebbe lasciarci. Eccolo lì. Di nuovo. Questa volta il blocco. Si prende la palla Longo. Longo. 8 secondi. Ancora Longo. Fino alla fine. Yalukidze da tre, non va! Attenzione, per... non c'è niente, non c'è niente. Non c'è niente, un secondo e tre da giocare. Che succede? C'è timeout Gravina. E allora il basket... giustamente parte all'attacco. Il basket ci ha sempre abituati a... a non dire mai la parola fine se non al termine del match, ma possiamo dirlo che con un secondo e tre decimi da giocare la palla, Gravina. È rimessa sul 95-94. Possiamo dire che Gravina riesce con una prova di carattere a portare a casa questo, questa partita, questo risultato che speriamo possa essere, non sappiamo dagli altri campi, di buon auspicio quantomeno. Dagli altri campi purtroppo non abbiamo notizie. Non abbiamo notizie dagli altri campi. Quello che sappiamo è che da domenica prossima le partite avranno tutta un'altra valenza, perché un altro sapore. Iniziano i play-out e i play-off, ma a noi interesserà il lato play-out. E allora siamo curiosi di scoprire la compagine contro la quale ci batteremo per tentare di mantenere la permanenza in questa C unica, in questo campionato che era iniziato in un modo, sta finendo in un altro. Sì, c'è stato un cambio palazzetto, c'è stato tanto, c'è in stato questo tanto campionato. E ricordiamo che ritroveremo anche Denafs ed Elia, ma nel frattempo siamo all'ultimo secondo. Fa passare il tempo. Finisce qui dopo un tempo supplementare. Sport Club Gravina 95, Gela Basket 94. Come sempre noi vi ringraziamo per essere stati in nostra compagnia. Speriamo domenica prossima di potervi accompagnare in questa gara 1 di playout. Sì, restiamo ci aggiorniamo. Ci si becca. Ringrazio il mio socio, come sempre, Alessandro Randazzo, che ho ritrovato quest'oggi. E un grazie ad Alessio Boschi, che è tornato e che speriamo resti. Eh sì. Forza Gravina sempre, grazie a tutti, una buona serata. Buona serata. A presto.